Chi è? Ah, Walker. Bravo. Dennis Walker. Un anno strepitoso nella Sampdoria. No, sogno, che... son Dennis, questo fu il calabur del guerriero sportivo a proposito. Bel titolo. Walker sbarca a Genova, titolare della Gazzetta dello Sport, 55 minuti per firmare un contratto biennale, naturalmente miliardario. In Italia potrò capire se sono davvero il miglior difensore del mondo, addirittura. Non so se lo ha capito. Aiutiamolo a capirlo, eccolo qua, un gran bel difensorino. Qui cosa avrà pensato? Ma sì, forse. Ma forse. Tra i primi tre comunque sicuramente. Sì, siamo sul podio. Vediamo. Qui ha detto sì, ci siamo. Qui comincia a scendere dal podio. Ma vogliamo fargli venire noi i primi dubbi oppure gli lasciamo queste certezze? Penso che dopo questo intervento qualcosina, sì, avrà intuito. Forse nei top 10, non lo so, ecco. Ha avuto anche altre occasioni per pensarci su bene. Quando si sganciava, per esempio, ha fatto capire che non solo come difensore, come ogni buon difensore, perché era un difensore che amava salire. Sì, prima chiudeva e poi impostava. Eccolo qua, guarda come in questa occasione, per esempio. E certo. Qui però chiude, vedi, eccolo. Beh, sai, è difensore comunque, non, nasce è, non difensore. È solo centrocampista, quindi si deve far notare anche in area di rigore. Qua invece cosa dovrebbe chiamare? Difensore, centrocampista o fesso? Perché insomma, questo intervento non era credo proprio... che l'abbiano chiamato così i compagni. Beh, come lui. In questa occasione, nel derby. Ma quanti lisci ha collezionato nella vita? Era bravo anche a impostare. E ce l'hanno portato via. Poteva anche tirare, Poteva buttarlo fuori di 100 metri, invece solo di 6 o 7. Chiamatelo Attaccatutto, sempre la Gazzetta dello Sport. Perché Attaccatutto? Perché marcatore in guanti bianchi, Dennis Walker, sottrae la palla ai rivali in punta di fioretto, senza bisogno della mazza. Eccolo qua, senza bisogno della mazza. Hai visto la punta del fioretto, com'era? Che fioretto aveva, però? Scusami, ho fatto... Quel tacchetto in fondo, mi sembra. Ecco, anche qui ha portato via la palla, non so quale delle due. Aveva proprio un bel fioretto, è stato anche ammonito nell'occasione, intanto poi procurava anche dei rigori. Però vedi, qua con la mazza poteva picchiare fortissimo, invece ha solamente spinto, usato il randello, dice. Certo, spinto leggermente. Questa è la sua ultima gara, giudizio della Gazzetta. A fine gara dice una sola parola: ciao, prendiamola come un augurio per la Sampdoria. Anche un bel voto, 4,5. Sì, complimenti a Des, eccolo qua, sostituito da Bertarelli. Però sono stati un po' duri. Insomma, chi? La Gazzetta dello Sport in quel caso. Insomma, lui non aveva probabilmente capito bene il calcio italiano. Sì, fatto infatti... sta che la Sampdoria lo rispedì in Inghilterra allo Sheffield Wednesday con questo rudimentale ma efficace razzo. Ancora stanno piangendo. Volevano essere sicuri che se ne andasse velocemente, sì, oltre la manica. Chissà se è arrivato a destinazione con questo mezzo. Ma pare di sì, vediamo però il suo cartellino. Incontri giocati 30, gol fatti 0, presenza del Pipero 6, interventi in guanti bianchi nessuno e in punta di fioretto neanche. Pensate, e con la mazza strana, invece... L'avete riconosciuto? Quale? Chi? Quello di spalle, quello che adesso... Ho riconosciuto la canzone che è molto bella, Giacca Bordotto. Ichko fa il Parma nella stagione scorsa, ovviamente. Blitz di Pastorello, eccolo. Questa è l'immagine del suo arrivo, grandi abbracci. Tifosi festanti. E questo fu l'annuncio che pubblicarono i giornali della zona. Cercasi in affitto villa per abitazione Cristo Stoichko. Cosa se ne fa di una da letto, un parco da 500 metri quadri in città o cintura. Telefonare Parma Calcio. Il mio compito nel Parma sarà quello di far gol. E penso di farne tanti, aveva annunciato. È una dichiarazione di quello che gli ha venduto la casa o di Stoichko? No, è di Stoichko. Vediamo i gol di Stoichko. Fu uno questo contro l'Inter. Sì, a porta quasi vuota. Sì, fu inizio campionato. Se l'ha prese con le zolle. Se l'ha prese bene, guarda, il collo pieno. Questo è un altro, sempre contro l'Inter. Questo direi il suo colpo di bravura. Direi una partita che gli ha portato bene. Qui invece con Vicenza, anche lontano dall'area. E Scala già non ne poteva più. Credo di fare miracoli. Eccolo qui, guardate, hop, si guarda intorno. Dribbling, dribbling. Vai. Apri, di qua, vai. Di qua. Vai, che padronanza. Wow. L'idea era bella però, Sì. Paolo Sosa se l'è bevuto. L'acquisto di Stoichko è, credo, questo passo che dovrebbe portare a un miglioramento tecnico della squadra e nello stesso tempo dovrebbe anche garantire spettacolo. Sì. Ecco. Un po' tutto direi. E anche gol. Allora vediamo la tecnica. Eccola lì. Ma anche lo spettacolo insieme alla tecnica. Guardalo, questo lo spettacolo. Eccolo, è arrivato. Vogliamo vedere qualcos'altro? Sì, qua è più tecnico, ecco, lui è famoso per chiamare palla, vedete, la vuole, dai! Se non sta in piedi però! Tecnico, è spettacolo! Anche qui, chiama palla come uno serve, guardalo, servono! Non ne possono più! Datemela, urla! Ecco, vai. Le due! Vabbè. Tecnica e spettacolo! Ma cadeva sempre! Intanto fioccavano le lodi, gran gesticolare, proteste, calcio, niente! Strano, Vedete, chiama palla anche questa volta, la sta chiamando a gran voce, vai. La riceve, tecnica e spettacolo. Sì, esattamente. Partita contro la Juve, partita importante, l'asino della settimana veniva promosso dal Guerin Sportivo, eccolo lì a esultare. Ambito trofeo, Guardatelo adesso, aveva chiamato palla, purtroppo non era inquadrato. Ma la chiamata, chiaramente, anche lì tecnica e spettacolo. E qui? E guardate qua invece. Qui è poca tecnica ma molto spettacolo. Troppo. Moltissimo proprio, Si è fatto malissimo. Sì.
L'ultimo errore di Stoichkov, Risto Stoichkov, il simbolo del fallimento, anche lui se ne andrà, ma a nessuno dispiace. Sentiamolo. Allora, per concludere, diciamo che sei proprio un buon Cristo. Speramos che sì. Speramos che sì. Questa era la sua speranza. Abbracciata questo musichetta. Cantante bulgaro. Se n'è andato. Eccolo qui. Così, in questo modo è tornato a Barcellona. Questo sì. È il giorno della sua partenza. Utilizzando una roggia. Ha vinto arrivato. Una Coppa delle Coppe giocando 3 minuti, peraltro. Però intanto l'ha vinta. Cominciamo con un grandissimo campione. Chi è? Come chi è? Marocchi? Ma che Marocchi? Non lo riconoscete? Come è ragazzino? Bettega. Köttinger. No, dai, qui forse è più chiaro. Comincia da assumere fattezze umane. Dai, sa che ho capito. A questo punto sarà chiaro a tutti. Parliamo di Pierino Fanna, un grandissimo giocatore che a un certo punto della sua carriera andò all'Inter. Ma vediamo prima di andare all'Inter qual era stata... Il suo score, il suo tabellino, il suo non so che cosa. 4 scudetti, 1 Coppa Italia, 33 gol segnati e 14 presenze in nazionale. Giocando con Juventus e Verona. Sì, anche l'Atalanta non ha vinto granché con l'Atalanta. L'Inter poi mise le mani su di lui, gli offrì 700 milioni netti a stagione con l'opzione per la stagione successiva. Perché non erano scemi, volevano tenerlo. Certo. Il fantasista del Verona spiega, tifo per i nerazzurri da una decina di anni, adesso ho realizzato il mio sogno. Io vorrei portare un po' di spregiudicatezza addirittura. Era lungimirante parole d'altra parte. Sane. Guarda qui com'è spregiudicato, guardalo, si spregiudica sulla fascia. Vabbè, non è facile, guarda. Vabbè, dimentica di avere la spregiudicatezza per fare queste cose non era facilissimo. Guarda qui com'è spregiudicato, Vabbè, guarda, poverino, se non hai capelli, ci riesci che... tu a spregiudicarti così. Tanto equilibrio, mi sembra, Vabbè, insomma, cosa... qua non è col Cesena, ma è sempre con l'Inter, la seconda maglia. Ed è sempre spregiudicato. Moltissimo, veramente spregiudicato. Ma lì era contro l'Atalanta, la sua squadra. Anche questo è vero, e qua invece contro il Torino, con cui hai mai giocato. Qui è un po' meno spregiudicato del solito, se posso dirla mia. Però abbastanza. Domenica d'altra parte disse Fanna ci farà segnare con un sacco di gol. Non con Giorgio sacco. Però te lo spieghiamo dopo. Trovo utile sempre Rummenigge, specialmente l'arrivo di Fanna, un elemento che aiuterà molto noi punte portando avanti e crossando un sacco di palloni. Sì. Vediamoli, vedete Rummenigge si scambia con Pierino Fanna e vuole il cross a questo punto. Certo, e Fanna cosa fa? Plin, gliela rende? Quasi. Comunque c'erano gli schemi un po' da mettere a posto. Guarda un sacco di palloni come piovevano. Li crossava precisi. Un cross a sulla testa dell'attaccante. O del raccatapalle. Forse guarda il lancio possiamo dire era il suo forte millimetrico. Vabbè, ma non lo capivano i compagni, lui faceva queste perle, queste gemme, giocava con dei guanti, subiva molti falli, dobbiamo dirlo, però poi calciava al volo. Sì, e servendo gli avversari. Vabbè, sono queste le cose belle, almeno qualcuno serviva, insomma, meglio di niente e con precisione. Ma vediamo la sua caratteristica principale. Fanna era uno che subiva molti falli, però l'arbitro cosa faceva generalmente? Si arrabbiava con Fanna. Attenzione che qui c'è l'opera d'arte, guardate Tassotti, gli pesta un piede, Fanna si accascia al suolo. E l'arbitro cosa fa? Lo manda a quel paese, dai, fa continuare il gioco. Fanna dice, ma poveri, mi hanno pesato il piede. E l'arbitro niente. Non gli dà assolutamente retta. Ma perché gli arbitri ce l'avevano con lui? Non lo so, guarda qua con la Roma. Prima si fa male da solo. Adesso, dai. Poi arriva Nela e gli dà un calcio praticamente in faccia. Ma il gioco è fermo qui, adesso viene espulso Nela. Tutti se lo auspicavano. E invece guardate, il gioco continua dall'altra parte. Nessuno dice niente. Lui rantolava. Come un bambino. Ma attenzione perché non è finita qui. Non la finisce mica il cielo, Più bella della sua carriera è questa. Giochiamo a Madrid. Vedete, subisce questo bruttissimo fallo. Credo da Cendo. L'arbitro cosa fa? Arriva e lo ammonisce. Ammonisce Cendo lui? No, ammonisce lui. No, ma perché? Poveraccio. Vabbè, ma non è giusto, dai. Era una congiura ai suoi danni. Ed eccolo qua, dice basta. Ho deciso di non restare all'Inter. Per forza, sennò rischia la vita ogni volta. A questi feriti dell'Inter, secondo i giornali specializzati, tra i tanti c'era proprio lui, Pierino Fanna, che rimase peraltro 4 stagioni. Se non sbaglio, non giocò granché. Ecco, in questa giornata di sole, sostituito da Cucchi. Addirittura da Cucchi. Giovane Cucchi, guardiamo il tabellino. Prima dell'Inter, 4 scudetti, con l'Inter 1, ma giocò solo 13 gare e tra l'altro scampoli di partita. Coppa Italia 1, prima dell'Inter, nessuna con l'Inter. Reti 4 in 4 anni e 33 invece prima di arrivare all'Inter. In nazionale 14 volte prima dell'Inter e neanche una volta da quando... indosso la casacca nera azzurra. Un bel ruolino, direi. Niente da dire. Di Marius, lui è Lacatush, straniero della Fiorentina, un grandissimo giocatore. È vero, Mario Lacatush sembra l'elemento giusto per garantire alla Fiorentina là in avanti un salto di qualità, e quanto sostiene Sebastiano Lazzaroni, che era uno che ci capiva molto. Non dimentichiamolo. E Cecchi Gori cosa disse di Lacatush? L'ho voluto io a tutti i costi, l'ho quasi imposto a Previdi ancora prima di acquistare la Fiorentina, è bravo, darà molto. Vedi che Cecchi Gori già ai tempi sapevano di calcio. Uomo da un dribbling solo però irresistibile, Lacatush non incontra ostacoli, scivola sulla destra come spinto dal vento. Parole sante. Sono un uomo che parte dal centrocampo,
campo, arriva in area e cerca il compagno giusto per lo scambio e per il passaggio a gol. Ma se c'è da battere rete, non mi tiro indietro. Così dichiarava Marius. Sì. Vediamocelo. Vogliamo vederle queste conclusioni a rete. Allora, scambia. Entra in area. Potrebbe tirarsi indietro, invece no. No, non si tira indietro. Un filo alta, Eccolo. Lo vediamo. Ecco. Bravo, bravo, bravo. Ecco, qui invece, se si tirava un po' indietro, la palla sarebbe entrata. Si è avvicinato, però già un po' allo specchio della porta. Ma non era questa la sua unica specialità, ricordiamo. Sapeva anche fare dei passaggi smarcanti. Guardate come serviva i compagni. Ragazzi. D'altra parte prendeva il posto di Socrates, praticamente il cuore dei tifosi da regista. Ma che lancio? Un furetto, veramente. Eccolo qua, un solo passaggio e via. Tutti verso il contropiede del Milan. Poi di prima, oltretutto. Guardatelo di tacco. Oh, bello. Quando parte, è bello. Prende lo posto di Socrates, ricordiamolo. E non a caso qui l'hanno voluto i Cecchigori. Era fortissimo, no, sai che non me lo ricordavo così forte? Ma attenzione. Eccolo qui, con Benedetti e Carannante, un dribbling solo e via, Carannante verso l'umiliazione da parte di Carannante. Carannante, ricordiamolo, un uomo, un participio presente, ma dall'altra parte lo vedete ancora scatenato, guarda che dribbling. Ubriacante, se lo beve due volte, tre volte, quattro volte. E arriva poi però Michelicenko e glielo porta via. Ovvero il giocatore più lento degli ultimi vent'anni. Le sue caratteristiche sono un attaccante di fascia con discreto cross. Ma vediamoli questi suoi famosi cross contro Bari. Questo vi sembra un cross sbagliato, invece no, lui li faceva tutti così li voleva tutti uguali fare. Con lo stampino proprio, era veramente un grande del calcio. Vediamolo, e guardatelo ancora qui, Frick. Vabbè, qui è caduto, insomma, non è colpa sua. Cosa è successo? E come è andata a finire la storia di quest'uomo? Questa fu la sua ultima azione. Ho paura di saperlo, Questa musica ci dice che Romeno lasciò la Fiorentina e Firenze. Io comunque tornerò in Italia intorno al 10-12 luglio. Devo prendere la mia roba. Interessante, non per altro. Pensa che l'aeroporto era pieno. Aveva dimenticato le mutande. Cos'è? E con la sua fuoriserie abbandonò l'Italia diretto in Spagna al Real Oviedo, dove gioca tuttora. Ci ha messo 7-8 anni, però è riuscito ad arrivare. Il suo cartellino, presente in campionato, 21 gol, 3 espulsioni, 1. Ha lasciato un segno nella storia della Fiorentina. Questo sono cose di lavoro di una società, di un gruppo, di un allenatore. Questo già faccio già di tanti anni. Só che, infelizmente, qua a Firenze se c'è non solo lo sponsor La Nazione, ma anche Philips, tutte quelle che sono voltate per spia, sentire, orecchia, microfono. Una squadra di molta gamba, forza, piace molto il contrasto, la velocità, il contrapiede. Si fa tutto scaldare perché se abbiamo la idea di fare una sostituzione o qualche infortunio, il calciatore già è pronto. A parte tattica. Sì, questo è netto perché. Ciao Sacchi, complimenti. Come Gullit, Van Basten, Baresi, Costa Custa, Tassotti, Maldini, como Aldair, como Salsano, como Di Mauro, como Giannini, Fusé, Salvatore, Dunga, Orlando, Di Chiara, Buzu e Borgonovo. Dentro la telecamera ci sono quelli della Jalapas Band di Mai Dire Gol. Che saluto li vuole fare? Adesso ho bisogno di un stipendio. Grazie. Prego. Grazie mille.